Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In apertura la cronaca, una maestra elementare di 64 anni è stata posta agli arresti domiciliari a Pescara con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di suoi alunni. I dettagli dell'inchiesta portata a termine dai carabinieri sono stati illustrati oggi in conferenza stampa. Le telecamere installate ci hanno consentito di appurare la veridicità di alcune segnalazioni pervenute, segnalazioni che consistevano in alcune doglianze e lamentele di bambini che frequentavano la quinta elementare dell'istituto. E quindi prima fase è consistita appunto negli accertamenti preliminari di rito finalizzati ad appurare la veridicità e fondatezza. Successivamente, di concerto con l'autorità giudiziaria, si è proceduti poi ad un monitoraggio tecnico dell'aula teatro dei fatti, e quindi attraverso l'installazione di una telecamera opportunamente occultata e che ha consentito una vera e propria ambientale audio-video di riprendere e documentare quanto veniva svolto all'interno dell'aula. Comportamenti che pochi giorni di monitoraggio hanno permesso di appurare da parte degli investigatori condotte ripetute, abituali, di pratiche di insegnamento che un po' travalicavano i limiti del cosiddetto ius corrigendi, andando poi a trascendere in atti vessatori consistenti anche in pizzicotti, strattonamenti e urla, creando e generando nei confronti di tutta l'aula, in particolare di alcuni bambini, uno stato di tensione e di timore. Proprio per questo motivo l'attività tecnica ha consentito di appurare che si trattava di un reato proprio di maltrattamenti che a norma del codice penale consiste in un reato, è proprio un reato abituale, quindi per la configurazione e perfezionamento della fattispecie necessita appunto di una sequela di comportamenti e atti analoghi. Il reato appunto è quello di maltrattamenti. Le indagini sono partite da una segnalazione di alcuni bambini ai genitori, che sono state raccolte, verificate dagli investigatori della polizia giudiziaria, che poi messe a sistema con tutta una serie di accertamenti hanno poi condotto ad avviare un'attività tecnica specifica per appunto appurare se effettivamente si trattasse di un caso isolato o singolo piuttosto che una pratica diffusa. La maestra è stata ovviamente non è stata prelevata, siamo entrati in aula, ovviamente il personale del nucleo operativo radiomobile che ha svolto le indagini, in abiti simulati ovviamente, quindi non uniforme, con, ovviamente con molto garbo e tratto, considerato anche la delicatezza della questione e la presenza di bambini, quindi di minori, è stata invitata a uscire fuori dall'aula. Una volta fuori dall'aula abbiamo spiegato i motivi della nostra presenza lì ed è stata condotta presso i nostri uffici per gli accertamenti di rito. La situazione economica e occupazionale in Abruzzo e le proposte per la crescita, proposte fatte dalla CISL, sono stati temi affrontati questa mattina in un incontro a cui ha preso parte anche l'economista Pino Mauro. Negli ultimi 10 anni i livelli di occupazione del 2008 non sono più stati raggiunti, la disoccupazione è salita costantemente con brevi pause, toccando la vetta nel 2015 con 74.000 persone in cerca di lavoro. A preoccupare maggiormente però il lavoro delle donne, che nella nostra regione resta al palo. Questo è il quadro che emerge dall'analisi elaborata dalla PS Ciancaglini e presentata questa mattina a Pescara dal segretario generale della CISL Abruzzo e Molise, Leo Malandra, e dall'economista Giuseppe Mauro. A soffrire in particolare il lavoro autonomo, mentre va meglio il lavoro dipendente. La situazione è che ancora la regione si trova in una fase di lenta crescita perché tutti gli indicatori che abbiamo a disposizione testimoniano una ripresa timida, non sostenuta. Credo che abbia anche influito l'aspetto extraeconomico, come i recenti fatti climatici e il sisma, che hanno condizionato la produzione e quindi il prodotto interno lordo, che nel 2016 è addirittura diminuito dello 0,2%, mentre le altre regioni sono più o meno in crescita. E questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che c'è stata una crescita occupazionale tra il primo e il secondo trimestre di quest'anno, però se il riferimento lo facciamo con il periodo pre-crisi, cioè prima che scoppiasse questa grande crisi finanziaria, ancora mancano all'appello oltre 20.000 occupati. Per la CISL è necessario un cambio di passo della politica regionale, devono essere immediatamente sbloccati i progetti ed azioni previsti dal MAS
masterplan, dai fondi europei, dal patto per lo sviluppo e dalla carta di Pescara. Le ricette sono sicuramente complicate e sono ricette che si risolvono soltanto se c'è piena collaborazione e un grande confronto tra le forze politiche, la giunta, le associazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali. Dobbiamo creare un sistema che regga e che dia risposte a quelle che sono le esigenze occupazionali, produttive del paese e competitività dei nostri territori. Sono partite le lettere di licenziamento per i 55 lavoratori dell'Atria di Teramo, ritenuti in esubero. La protesta però continua con lo sciopero ad oltranza di tutti i dipendenti dell'azienda, sostenuti da feste di autofinanziamento organizzate da associazioni e artisti locali. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Un mese di sciopero che continua ad oltranza. L'intervento di tutte le istituzioni del territorio, l'interessamento del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi in visita in Abruzzo non hanno fermato le 55 lettere di licenziamento inviate dai vertici dell'Atria di Teramo ai lavoratori ritenuti in esubero. Una vertenza finita malissimo che ha come ultima spiaggia un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico previsto per il 25 ottobre prossimo con il sottosegretario Teresa Bellanova. A stringersi intorno a tutti gli operai dell'Atria che scioperano da oltre 30 giorni non percependo alcuno stipendio e anche la società civile che vuole testimoniare la propria vicinanza. È il caso dell'Arci di Teramo che ha organizzato una festa di autofinanziamento davanti ai cancelli dell'azienda con musica ed artisti locali per sostenere economicamente i lavoratori. Siamo abituati a pensare che tutte quante le vertenze siano singole e individuali. Il fatto di oggi cercare di portare la città qui in una delle fabbriche storiche del polo industriale di Teramo per noi era un messaggio importante da lanciare, anche perché abituati a affrontare ognuno i propri problemi non si capisce invece che si possono pensare di risolvere solo se si va avanti tutti insieme ed uniti, e ci auguriamo che questo contributo possa servire a quello che gli operai già hanno fatto in un mese di sciopero qui all'Atria, e ci auguriamo nei prossimi giorni ancora di poterli sostenere. Presidio dei lavoratori Olicar stamani al San Salvatore, siamo dunque all'Aquila, con sciopero per l'intera giornata. La Olicar è l'azienda che si occupa della manutenzione degli ospedali della provincia, stipendi pagati con ritardo e mancanza di liquidità nelle casse dell'azienda che a quanto pare ha difficoltà anche a pagare i fornitori e spesso dunque mancano attrezzature e materiali. Daniela Rosone. Presidio dei lavoratori della Olicar con sciopero per tutta la giornata dinanzi all'ospedale regionale San Salvatore. Come preannunciato, i lavoratori si sono ritrovati dinanzi al loro posto di lavoro, anche se di fatto servono tutti gli ospedali della provincia, per chiedere all'azienda chiarezza e alla ASL anche una tutela per il loro lavoro, fondamentale e prezioso per lo svolgimento di tutte le attività dell'ospedale. La Olicar infatti si occupa della manutenzione degli ospedali, ma dal comportamento dell'azienda si evince una sorta di difficoltà finanziaria che si ripercuote inevitabilmente sui lavoratori, con ritardo nel pagamento degli stipendi, ma non solo. Innanzitutto il pagamento dello stipendio nei tempi e nei modi dovuti e non quando eventualmente un'azienda ha liquidità in cassa per poterli pagare, anche perché tra l'altro parliamo pagamento degli stipendi per lavoratori che svolgono un servizio particolarmente importante come la manutenzione degli ospedali, che è di vitale importanza. Di quanti lavoratori parliamo e quanto ritardo c'è nel pagamento degli stipendi di fatto? Allora, parliamo di circa 100 lavoratori in tutta la provincia dell'Aquila, perché lavorano nei vari presidi, quindi l'Aquila, Vezzano, Sulmona, Castel di Sangro. E lo stipendio è di settembre, quindi siamo comunque diciamo giuridicamente nella norma, anche se comunque il contratto multiservizi prevede che tu a fine mese mi paghi lo stipendio. La ASL conosce bene la situazione, per legge potrebbe subentrare nel pagamento degli stipendi, di certo la protesta non si fermerà, i tavoli organizzati proseguiranno per avere certezze e più trasparenza. Poi purtroppo sono state dei contenziosi che la stessa Olicar ha avuto con la ASL, e da quel giorno, praticamente da un anno e mezzo a sta parte, che non sono stati più capaci, diciamo, a livello di liquidità di mantenere fede agli impegni non solo nei confronti dei lavoratori ma anche nei confronti dei fornitori e subappaltatori che a oggi vantano dei crediti importanti.
Il PM della Procura dell'Aquila, Fabio Picuti, ha chiesto l'archiviazione della posizione del Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, nell'ambito dell'inchiesta sulla nomina alla Direzione Generale dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, del Professor Mauro Mattioli. Questa vicenda insegna che ci sono atti dovuti e poi c'è la fase di merito, ha commentato il consigliere regionale del PD, Camillo D'Alessandro. Quindi arrivano le decisioni a seguito di approfondimenti, che spesso non hanno la stessa eco delle fasi iniziali di una inchiesta. Attendiamo ora le decisioni che gli organi preposti assumeranno nella loro riconosciuta autonomia. Restiamo all'Aquila, separazione delle carriere dei magistrati. Ultimo giorno di raccolta di firme in città e obiettivo ampiamente superato. I cittadini si sono dimostrati molto sensibili al tema. Separazione delle carriere dei magistrati, 6 mesi intensi da parte dell'Unione Camere Penali che ha portato avanti una raccolta firme assolutamente apolitica, incassando comunque l'appoggio dei radicali, 6 mesi nel quale l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Questa mattina dinanzi al Palazzo di Giustizia dell'Aquila, ultimo giorno per poter firmare. Allora, il semestre per la raccolta delle firme volge al termine, oggi è l'ultimo giorno che raccogliamo le firme qui all'Aquila e il risultato è stato già ampiamente raggiunto perché il limite delle 50.000 firme è stato da tempo superato, stiamo intorno alle 75.000 firme, però ritenevamo importante organizzare un'ultima giornata proprio per tirare le somme e portare a termine questo lavoro che ci ha tanto entusiasmato in questi 6 mesi e durante il quale abbiamo ricevuto grossa e forte risposta soprattutto dal comune cittadino. Ecco, c'è sensibilità quindi da parte dei cittadini rispetto a questa separazione che chiedete tra magistratura inquirente e giudicante sostanzialmente? Assolutamente sì, perché il cittadino comune, una volta che si trova al contatto diretto con il pianeta della giustizia, soprattutto quello della giustizia penale, capisce che c'è qualcosa che non funziona. Noi portiamo sempre l'esempio più, diciamo, semplice, che è quello della partita di calcio. Il pubblico ministero che diventa giudice è un po' come un centravanti che gioca 80 minuti con una squadra e gli ultimi 10 si mette a fare l'arbitro. Si rafforza la posizione della Camera di Commercio di Teramo grazie all'ultimo decreto del governo che cambia le regole e stabilisce che la sede legale degli enti camerali accorpati sia posizionata nel territorio che ha più imprese. Un primo accordo prevedeva che la sede legale fosse all'Aquila come capoluogo di regione. Oggi però Teramo vuole ridiscutere gli equilibri. L'accordo raggiunto a gennaio 2017 dalle Camere di Commercio di Teramo e L'Aquila, recependo alla lettera le indicazioni della legge Madia, ha stabilito che la sede legale del nuovo ente camerale Gran Sasso d'Italia fosse situato nel capoluogo di regione con sede secondaria a Teramo. Il governo però, con un recente decreto, ha cambiato le carte in tavola, stabilendo che la sede legale delle Camere di Commercio accorpate debba insistere sul territorio che ha il maggior numero di imprese, e in questo caso sarebbe Teramo. Dunque tutto da ridiscutere al più presto e anche se gli aquilani potranno far leva su un accordo già concluso, la discussione porterà comunque nuovi vantaggi per la sede e per una leadership teramana. Che cosa risponde all'accusa che hanno scippato la Camera di Commercio a Teramo per portarla all'Aquila? Rispondo che noi abbiamo salvato la Camera di Teramo da una possibile cancellazione della sede e quindi abbiamo anticipato un decreto che poi è stato cambiato in corso d'opera e nell'accordo che abbiamo fatto a novembre noi abbiamo messo in quell'accordo intanto che tutte le funzioni, tutto il personale, tutta l'organizzazione, le risorse che oggi la Camera di Teramo ha rimarranno sul territorio, anzi vogliamo potenziarla lavorando insieme agli aquilani. Fermo, è una decisione che non si cambierà? No. Non è detto questo, fermo restando che il decreto uscito 10 mesi dopo dalla nostra decisione, che cambia, diciamo, la prima impostazione del decreto su cui noi abbiamo lavorato, è evidente che noi ridiscuteremo con gli aquilani un'ipotesi di riorganizzazione del sistema camerale e nel contempo vedremo che tra l'accordo di metterci, come dire, un giusto equilibrio tra i due territori. Per quanto riguarda il Presidente?
ma quando riguarda il Presidente sarà il nuovo Consiglio Camerale a decidere chi sarà la Giunta, chi saranno i consiglieri. Sarà frutto di un accordo tra i due territori, tra le associazioni imprenditoriali di Teramo e dell'Aquila, di CNA, Confindustria, Casa Artigiani, Confcommercio e quant'altro, che come hanno sempre fatto in maniera intelligente e pragmatica decideranno la nuova governance di un territorio, credo, uno dei più belli d'Italia. C'è poi un ultimo aspetto in questa intricata faccenda di accorpamenti tra Camere di Commercio. Se mai fossero accolti i ricorsi presentati da 4 regioni italiane sull'incostituzionalità della riforma camerale, allora tutto quello detto e fatto negli ultimi 2 anni sarebbe di colpo cancellato. Come dire, abbiamo scherzato. Una macchina questa notte è precipitata nello scavo di un cantiere ed è stata trovata dal geometra del cantiere stesso questa mattina, il cantiere a L'Aquila. Nessun accesso al pronto soccorso nonostante la vettura fosse distrutta. Sul posto è arrivata la polizia municipale per cercare di chiarire la dinamica dell'incidente e risalire ad eventuali responsabilità. Un incidente che ha più di un lato scuro. Questa mattina il geometra del cantiere su via 20 Settembre, dove di recente è stato abbattuto lo storico edificio del benzinaio, ha trovato nello scavo una macchina distrutta. Automobile, un Alfa 147, che evidentemente nella notte ha sfondato il parapetto in legno che delimita il cantiere, andando a finire di sotto. Macchina ovviamente con ingenti danni e alla fine ovviamente è venuto fuori anche il proprietario. Sul posto per gli accertamenti diverse pattuglie della polizia municipale che si è occupata del caso per capire dinamiche e responsabilità. Nella notte nessun accesso al pronto soccorso aquilano per incidente, dunque nessun ferito, anche se a giudicare dalle condizioni della macchina e dall'altezza dalla quale è caduta, poteva andare molto peggio. Momenti drammatici sono stati vissuti oggi nella frazione di San Nicolò a Tordino, a Teramo, per l'incendio di un appartamento al piano rialzato di un condominio di 4 piani, forse provocato dal cortocircuito di un elettrodomestico della cucina. L'anziana che vive in quella casa, una donna ultra ottantenne, è stata portata in salvo da altri condomini, mentre l'abitazione e la tromba delle scale si riempivano di denso e acre fumo. Soccorse assistita da personale del 118, l'anziana ha riportato ferite, ma solo un forte stato di agitazione per lo spavento. L'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo ha impedito che le fiamme si propagassero agli altri piani della palazzina, ma non sono riusciti ad evitare la quasi completa distruzione di almeno 2 locali dell'appartamento, poi dichiarati inagibili. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. E torniamo all'Aquila, un viaggio in una palazzina dell'Ater tra problemi e disagi per i residenti che stufi hanno contattato la nostra redazione. Un ascensore che avrebbe dovuto risolvere i problemi e che di fatto non serve a nessuno, e intorno è tutto in uno stato di abbandono. Una situazione paradossale, quella che vivono alcuni inquilini di una palazzina dell'Ater a Santa Barbara, l'unica a restare in piedi dopo il terremoto, classificata B e restituita a proprietari ed affittuari nel giro di poco, con qualche intervento per renderla di nuovo agibile. Un ascensore installato per abbattere le barriere architettoniche e che però non abbatte un bel niente, in quanto non potendo arrivare proprio al pianerottolo con i portoni degli appartamenti, costringe comunque gli inquilini a fare le scale. Parliamo di persone di oltre 80 anni, alcune invalide, alcune delle quali non camminano addirittura, murate dentro le loro case. Un ascensore costruito ma nel quale entra acqua e sterco di piccioni continuamente e si vede, tant'è che gli inquilini lo hanno fatto ripulire di recente alla meglio a spese loro. E in tutto questo l'ascensore non funziona, proprio perché gli inquilini, costretti a pagare una sorta di assicurazione, ad un certo punto hanno deciso di non pagare più, visto che le scale si dovevano fare lo stesso, e da lì ha smesso di funzionare. È una palazzina che c'ha un ascensore che non funziona, un ascensore costruito con la legge 104 per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma nonostante che nella palazzina ci sono ben 3 persone con la legge 104, l'ascensore non funziona. Inizialmente pagavamo pure l'assicurazione, sembra che era l'assicurazione, no? Poi che è successo? Siccome non serviva più, non l'abbiamo pagato più, mia moglie non cammina più. Quindi quando dobbiamo portarla all'ospedale dobbiamo chiamare la Croce Bianca. Noi chiediamo all'Ater di ripristinare l'ascensore, ma non facendo 10 più 10 scale,
ma con sistemi moderni. Luciano è un pittore aquilano che nel basso dell'appartamento ha realizzato un piccolo studio dove a tempo perso si dedica alle sue opere. Anche qui, per scendere e salire, a 82 anni, è costretto a fare le scale. Luciano ci racconta di sentirsi abbandonato. Anche tutto attorno alle case, quelle abbattute e ricostruite, c'è tantissima immondizia, lasciata lì da anni e anni e mai portata via dal comune, ci racconta. E poi i lavori alla palazzina stessa, il marciapiede, così era e così è rimasto, scheggiato e danneggiato, e davanti all'ingresso sistemate le cisterne, dove però i piccioni continuano a fare i loro bisogni, a tutto discapito del decoro e della salute. Siamo stati abbandonati dal comune, in quanto ci sono ancora dei mucchi di immondizia che subito dopo il terremoto dovevano essere levati, perché hanno ricostruito le case, e quindi le hanno abbandonate là e le hanno lasciate completamente là. Residenti e commercianti protestano per lo stato di abbandono e di incuria di due piazze del centro storico di Teramo, Piazza Verdi e Piazzetta del Sole, un degrado che preoccupa i cittadini che temono per la loro sicurezza e per la loro salute. Ancora proteste da residenti e commercianti per lo stato di degrado di due antiche piazze nel centro storico di Teramo, Piazza Verdi e Piazzetta del Sole. Cominciamo dalla prima. A Piazza Verdi troviamo un mercato della verdura fatiscente, in condizioni imbarazzanti per chi deve lavorarci e per chi deve farci la spesa. Accanto insiste il bellissimo edificio storico del Conservatorio Braga, lesionato dal terremoto e lasciato in visibile abbandono da oltre un anno. Come si vive e si lavora in un posto così degradato? Dato proprio nel centro di Teramo. Malissimo, anche perché da un anno che comunque è successo il sisma, dal 26-24 agosto e repliche successive, hanno transennato qui al totale abbandono. L'anno scorso le erbacce arrivavano alte a altezza d'uomo e adesso si sta riproponendo questa cosa, cioè nel senso di queste erbacce, poi gli animali, giustamente i topi, perché quando tu una struttura la lasci all'abbandono, l'animale tipo il topo escono allo scoperto. E qui siamo proprio nel cuore di Teramo, sì. Ecco, i residenti e i commercianti che dicono? I commercianti pure loro schifati di questa situazione. Io spero che il comune faccia qualcosa, anche perché una struttura importante come questo istituto che è il Braga, che anni e secoli di storia, non può morire così. A pochi metri da Piazza Verdi, attraversando via Stazio, ci troviamo nella Piazzetta del Sole, recuperata anni fa ma poi ugualmente lasciata all'abbandono. La scarsa illuminazione e lo stato di desolazione in cui versa ne hanno fatto un ritrovo per spacciatori e alcolisti. Eppure intorno ci sono alcune tra le più belle costruzioni della Teramo antica, Palazzo Urbani e Casa Bonolis. I residenti di Piazzetta del Sole, spaventati dall'escalation di delinquenza che isola sempre di più il loro quartiere, si sono recentemente costituiti in un comitato ed hanno incontrato il sindaco Brucchi. Quest'ultimo ha sollecitato un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine nella zona, che viene in effetti maggiormente monitorata. Ma solo riportando attività commerciali e culturali in piazzetta, sostengono i cittadini, si potrà uscire da questo squallore. Taglio del nastro questa mattina a Monte Silvano in via Cavallotti del parco intitolato a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. All'inaugurazione ha partecipato anche la sorella del magistrato, Maria Falcone. Oggi questa intitolazione a Monte Silvano del parco intitolato a Giovanni e Francesca Falcone è giusto mantenere viva la memoria. Ma è fondamentale perché i giovani vedono in questi nostri eroi moderni, Francesca, Giovanni, Paolo e tutti gli altri ragazzi che con loro sono morti, vedono degli esempi da seguire e soprattutto vedono in loro quei valori che saranno poi essenziali per la loro vita. Una giornata importante quella di oggi in un Abruzzo che è sempre stato vicino alla famiglia Falcone. Beh, io credo che vicino a Giovanni adesso, dopo la sua morte, c'è tutto il mondo, però purtroppo la vita di Giovanni invece fu ben diversa e in quel momento pochi furono quelli che gli furono vicini. La comprensione soprattutto di un problema quale la mafia, la corruzione che crea la mafia, che è un problema che prima veniva disconosciuto e che invece adesso si capisce quale sia l'importanza e quanto gravi sulla cultura del nostro paese, sulle possibilità del nostro paese, sul domani del nostro paese.
È stato fatto tanto per la lotta alla mafia, però probabilmente c'è ancora molto da fare. Abbiamo fatto tanto, le nostre istituzioni dopo la morte di Giovanni hanno capito, come diceva proprio lui, che nei confronti della mafia bisognava fare una lotta degna di uno Stato di diritto. Questo si è capito, però siamo a buon punto, ma bisogna continuare. Sindaco Maragno, questa non è una cerimonia simbolica, è una cerimonia importante per ricordare un grande servitore dello Stato. Sì, l'abbiamo voluto esaltare questo messaggio disegnando, dipingendo questo tricolore su questa pista ciclabile affinché i valori della Costituzione, ma anche gli sforzi di tanti martiri italiani, tra cui Giovanni Falcone che ha dedicato la propria vita per la legalità, vengano riportati a galla e possano rimanere un segno indelebile nella mente di ciascun bambino che verrà qui a vivere questo parco. Numeri da record per il Salone dello Studente in corso di svolgimento al Marina di Pescara, tanti ragazzi in visita negli stand. Vediamo il servizio. Grande successo per questa due giorni al Marina di Pescara, il Salone dello Studente, come si può vedere anche dalle immagini, tantissimi ragazzi oggi e anche ieri a visitare gli stand qui al Porto Turistico. Sì, ecco, avete visto anche voi, insomma parliamo di 15.000 ragazzi che hanno affollato il Salone nella due giorni. Devo dire che il Salone dello Studente è molto molto soddisfatto dell'accoglienza che ci è stata riservata su questi due giorni. Noi abbiamo accolto in questi due giorni 40 proposte formative, offerte formative del territorio nazionale e internazionale. Abbiamo avuto tutta una serie di incontri in cui i ragazzi hanno avuto l'opportunità di incontrare direttamente l'offerta formativa territoriale e dove hanno potuto tra l'altro incontrare quelle che sono le istituzioni del territorio che si impegnano ogni giorno per condurre questi ragazzi verso il futuro. Tra i vari stand anche quelli di alcune università. Sì, come dicevo sono 40 proposte formative, noi accogliamo ovviamente le proposte del territorio, quindi abbiamo la proposta dell'Università di Chieti, di Pescara, abbiamo avuto l'Università di Teramo ovviamente qui presenti, però non ci fermiamo qui, nel senso che al Salone dello Studente abbiamo anche la proposta di università che provengono dalla Lombardia, diverse realtà che provengono da tutta l'Italia, proprio per dare l'opportunità ai ragazzi di avere tutta la panoramica accademica a disposizione. Una grande risposta in termini numerici da parte dei giovani, ma anche in termini di interesse. La risposta è sempre positiva. Noi abbiamo avuto le sale delle presentazioni formative e tutti gli incontri dedicati ai ragazzi sempre colme. Questa sicuramente è una grande soddisfazione per noi perché significa che il servizio che noi offriamo è efficiente, è funzionale e insomma per il futuro ci aspettiamo di fare ancora di più. Apriamo ora la pagina dello sport con la Serie B. Domani il Pescara ospiterà all'Adriatico Cornacchia l'Avellino, recuperato Bovo, non convocato Koulibaly al pari di Campagnaro e Proietti. Zeman dovrebbe confermare quasi per intero la squadra che ha vinto a Parma, con Balzano che potrebbe prendere il posto di Mazzotta che è alle prese con i postumi di una tonsillite. Altro possibile ballottaggio in regia con Carraro che insidia Canutè. Davanti il trio Mancuso, Pettinari, Capone. Nella conferenza prepartita Zeman si è soffermato sull'attaccante Ganz, oltre che sull'avversario di domani. Vabbè, stanno rientrando tutti piano piano, poi per ora Koulibaly non l'ho convocato, Mazzotta sì, anche perché differenza tra ginocchio e la gola esiste. Su Ganz è a disposizione, aspetta lui come aspetto io, ma io voglio ripetere il concetto, per me Ganz è attaccante ideale per me, il problema è che bisogna inserirlo nel gioco della squadra e per ora la squadra non gioca quello che serve a lui. Ho detto dall'inizio che c'ho due bravi portieri e visto che Pigliaccelli non mi ha dato soddisfazione nell'impostazione ho cambiato. Però è più per richiamarlo a quei errori che sta facendo e spero che se si riposa li capirà.
Vabbè, per me Avellino è una squadra difficile da affrontare, nel senso anche lì se vinceva quella partita erano in testa alla classifica, vuol dire che finora hanno fatto dei risultati e delle prestazioni. Sicuramente è una squadra che gioca più sull'agonismo, sulla lotta e cerca di sfruttare i due attaccanti che sono bravi sotto porta, però non gioca come noi, i numeri sono quelli, ma gioca calcio diverso. Vabbè, io ho un'idea su calcio, sul gioco di calcio e cerco di costruire qualche cosa per dare non solo risultati ma anche soddisfazione per i giocatori e per la gente che viene a vederci. Ci dobbiamo aspettare il turnover visto in queste tre partite? E vediamo come ne usciamo domani. Ogni partita bisogna valutare. Se stanno tutti bene, se fanno bene, giocano quelli. Nell'Avellino fuori causa il trequartista Morosini, infortunato e non convocato al pari di Gavazzi e degli squalificati Migliorini e Lezzerini. In difesa ci sarà Suager al fianco di Kresic, in mediana Moretti insidia il posto di Ditacchio. In attacco ballottaggio Asensio Castaldo per un posto al fianco di Ardemagni. Il tecnico novellino confida nella gara di domani per dimenticare le polemiche per la sconfitta in rimonta subita nel derby con la Salernitana. Una partita molto difficile, è quella di andare avanti, di lavorare, al di là del... Ma loro hanno, un difensore dalla loro parte, che è Novellino. Io mi sono preso le responsabilità, come d'altronde me le riprendo le responsabilità. Ma io credo che un'azienda viene gestita da parecchie persone. E la responsabilità la tengo io. I ragazzi devono pensare che la nottata è passata, come dicono a Napoli, e bisogna lavorare come abbiamo fatto e andare lì a far dimenticare immediatamente questa sconfitta contro, come hai detto tu, una squadra fortissima, quella è fuori dubbio. No, io credo che lui ha la sua filosofia, io la mia, e credo che abbiamo dato molto noi e dobbiamo dare molto ancora perché abbiamo voglia, è una persona che rispetto, che ha fatto molto, credo che anche ha dei giocatori importanti, ecco. Abbiamo provato alcune situazioni, insomma, come ha detto lui prima, potrebbe giocare anche Moretti, ma non perché per sentito dire, perché il campo, è solo il campo che vedo, il resto non conta. E ora la Serie C, il Teramo prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica pomeriggio, ore 18:30 contro il Sant'Arcangelo. Pochi dubbi sulla conferma del modulo, il 3-5-2, qualche nodo resta sulla formazione in attacco, ad esempio Asta dovrà verificare se confermare insieme le due torri, Barbuti e Foggia, oppure no. Ascoltiamo proprio Riccardo Barbuti che ha parlato, tra le altre cose, anche dell'intesa con il compagno di reparto. Beh, mi sono trovato bene perché comunque in qualsiasi compagno proviamo in allenamento, il mister è uno che cambia spesso anche in allenamento, ci fa giocare sempre prima con uno poi con l'altro, quindi con tutti i compagni mi trovo bene, con Ciro mi sono trovato bene, abbiamo anche un buon rapporto. La prestazione sia mia che sua è stata secondo me ottima, nel senso che sì, ci è mancato il gol, magari ci manca il gol, però ogni partita penso che usciamo dal campo con le ossa rotte, nel senso che facciamo un grosso lavoro per la squadra e quindi bisogna continuare su questa linea, determinazione, compattezza e tanta voglia di congruenza di fare risultato. L'obiettivo mio è quello di sbloccarmi, oltre che fare tanto lavoro per la squadra, perché quello secondo me è una punta, soprattutto nella mia caratteristica che è abituata a lottare sotto i palloni, non lo deve mai perdere. Quindi l'obiettivo mio è sia lavorare per la squadra, sia ovviamente sbloccarmi e far gol.
Ma ovviamente abbiamo incontrato squadre blasonate, forti, però inizia un altro tipo di campionato, nel senso che incontriamo squadre però con tanta voglia di riscatto, che comunque anche Sant'Arcangelo ha preso 5 gol, quindi starà magari dietro la linea della palla, farà la sua, tra virgolette, sporca partita, nel senso che come il Ravenna che è venuto qua sarà difficile poi fargli far gol, giocano un po' più su queste cose qua, però adesso affrontiamo una serie di partite forse un po' più alla nostra portata, ma sono comunque tanto difficili, perché sai, le sfide tra virgolette salvezza sono sempre partite a sé. E finisce qui anche la terza edizione del TG6, il nostro notiziario tornerà domani alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte. Thank you.